Ciao a tutti, nuovo video. Oggi video in un certo senso annunciato perché il 1° febbraio vi ho presentato qui sul canale il trattamento intensivo anticellulite AMBA2 che avrei utilizzato nei successivi 28 giorni, che è quello composto dalle Deep Drainage Drops, quindi le gocce, e dall'Intensive Body Drainage, la crema con le alghe. In realtà è il 27 febbraio perché mi sono un attimo anticipata, ho ancora tre applicazioni da fare perché ho deciso di utilizzare questi prodotti sia al mattino sia alla sera, si possono anche utilizzare una sola volta al giorno, ma visto che si trattava di un trattamento urto, io ho voluto fare così. Tutti i giorni mi sono spalmata mattina e sera, ho saltato solo due applicazioni serali e una mattutina, però comunque almeno un'applicazione al giorno l'ho sempre fatta. La costanza è fondamentale in questo tipo di trattamento, ve l'avevo già detto in fase, diciamo, di spiegazione. Sono due prodotti pensati per avere un'azione anticellulite, ma anche per contrastare gli accumuli adiposi localizzati, e hanno un'azione drenante e lipolitica. La crema, questa qua, può essere acquistata e utilizzata anche da sola, mentre o aiuto, faccio caos, mentre le gocce, che sono quelle contenute in questa scatola, e diciamo in 5 ampolle fatte in questo modo, vanno solo acquistate e utilizzate in combo per potenziare la crema, ma non da sole. Quindi, se volete fare un test solamente di un prodotto corpo AMBA2 anticellulite, fatelo solamente con lei, ma non solo con le gocce vanno acquistate insieme. Poi parleremo anche del prezzo e faremo insomma tutti i discorsi del caso. Io cercherò di dividere tutte le mie impressioni per quanto riguarda modo d'uso, efficace, diciamo, è quello che ho notato, e poi considerazioni anche sul prezzo, considerazioni, diciamo, finali. Per quanto riguarda il modo d'uso, io appunto ho applicato i prodotti tutti i giorni durante questo mese, ho utilizzato la crema praticamente fino a qui, le gocce sono quasi finite, ne avrò ancora, ne ho una qui e una ancora in bagno, ma avrò stasera e domani. La quantità, diciamo, consigliata può essere quella di una pipetta, questa, ma ovviamente poi dovete decidere voi come utilizzarla, perché si può prendere, insomma, il concentrato, che è questo liquido praticamente, è un concentrato molto liquido che potete applicare direttamente sulla zona da trattare. Questo non è un trattamento solo per le gambe, io l'ho fatto sulle gambe perché quella è la mia criticità, ma potete farlo sulle braccia, sull'addome, sui fianchi, insomma dove avete situazioni da migliorare. Potete applicarlo direttamente, potete andare prima sulla mano ad aggiungere le gocce alla crema, potete solo localizzarle su alcune zone. Dipende un po' da quello che volete trattare e anche da com'è la vostra pelle. Perché dico da com'è la vostra pelle? Perché io ho notato che la mia, ad esempio, che è abbastanza secca, soprattutto dopo la doccia, va a assorbire le drops in una maniera incredibile. Le drops sono in una base alcolica, hanno tantissimi estratti al loro interno, ve l'avevo già raccontato nel video di presentazione, hanno l'estratto di una pianta carnivora che aiuta queste azioni lipolitiche per combattere appunto la cellulite, però un po' di massaggio ovviamente fa sempre bene per questo tipo di prodotto. Quindi al mattino io mi sono resa conto che era meglio andare ad abbinare la crema con le gocce, mentre alla sera, quando la mia pelle magari era già idratata dal trattamento mattutino, potevo andare direttamente a localizzare le gocce sulla pelle dove volevo io, e le mie zone più critiche, diciamo, sono sulla gamba destra sotto la culotte cheval e sulla sinistra nell'interno coscia. Quindi io andavo a insistere più che altro lì e poi spalmavo un po' il prodotto anche in giro perché insomma ci sta sempre, però ho notato questo per quanto riguarda appunto la reazione della mia pelle all'applicazione del prodotto. Per quanto riguarda invece la crema ha una consistenza molto simile a quella corpo che vi ho già mostrato. Questa è la quantità che esce con una sola erogazione. Io ne uso circa 6 per fare l'applicazione sulla gamba. È molto leggera. Si assorbe in fretta, è comunque idratante perché questa, oltre ai tutti gli estratti per appunto andare a combattere gli anestetismi, ha anche degli oli che non ci sono invece nelle drops, quindi ha un'azione idratante, lascia la pelle liscissima, lascia la pelle idratata. Però
per nulla, diciamo, compromessa per quanto riguarda la profumazione, perché la profumazione è davvero piacevole e è piacevole anche quella delle drops, cosa difficile perché sia le alghe brune che sono contenute nella crema, sia tutti gli altri estratti che sono contenuti nelle drops, insomma, non hanno sicuramente dei buoni profumi e spesso sappiamo che i prodotti anticellulite possono avere questo effetto collaterale. Invece in questo caso davvero la formulazione è stata pensata in maniera ottimale e voi potete sia rivestirvi subito perché la pelle rimane asciutta, per niente appiccicosa, e anche a mettere le calze non avete problemi, ma anche perché non avete questo odore, diciamo, di erbe spiacevole che vi accompagna, cosa che a me in passato è successo. Quindi sicuramente questo è un aspetto molto positivo. Per quanto riguarda appunto il modo d'uso, dovete un po' capire voi come volete gestirvi. La crema sarebbe consigliata da massaggiare dalle caviglie fino ai glutei. Io ho fatto delle applicazioni alternate, quindi a volte su tutta la gamba, altre volte invece solo dal ginocchio ai fianchi, diciamo, e appunto, come vi dicevo prima, ho quasi terminato il prodotto, secondo me ne ho ancora per una settimana. Ovviamente utilizzato una volta al giorno vi dura di più. Le drops, appunto, capite in poco tempo come utilizzarla al meglio in base alla vostra tipologia di pelle e in base alle vostre esigenze, e queste domani saranno terminate. Per quanto riguarda la modalità d'uso, direi questo: io non ho applicato nessun altro tipo di prodotto, nemmeno l'altra crema Corp Amba 2, quindi su pelle pulita andavo ad applicare queste la sera, magari se avevo fatto la doccia la mattina e non rifacevo la doccia la sera, andavo a riapplicare il prodotto in un certo senso sopra quello che avevo applicato al mattino. Però non ho voluto utilizzare neanche gli oli dopo la doccia, proprio per non alterare eventualmente l'efficacia dei prodotti, perché secondo me questo test intensivo andava fatto da solo. Veniamo a quello che ho notato. Io avevo anche provato a fare delle foto del prima e adesso domani scatterò quelle del dopo, ma devo dire che non mi convincono troppo questa tipologia di immagine, perché la reflex in ogni caso sballa un po' la situazione. Anche il prima secondo me non era davvero veritiero, ne ho salvate solo un paio di foto che possono rappresentare un po' la situazione, e se domani appunto quelle che farò andranno a fare lo stesso ve le farò vedere. Ma diversamente no, perché anche i prima erano molto più blandi rispetto a quanto in realtà non sia stata la mia situazione di partenza. Quindi, insomma, le macchine fotografiche vanno sempre in un certo senso a prendere il meglio, diciamo, di quello che può essere o meno, o almeno con gli obiettivi e con le macchine fotografiche che io ho a disposizione, e quindi non è un'immagine particolarmente fedele. Però cosa ho notato io guardandomi e continuando appunto a guardarmi nel corso dei giorni? Inizialmente è stata una sensazione tattile, perché la pelle era più liscia, più morbida e più levigata. Questo però io lo vedevo anche con la crema Corp Amba 2, di cui vi ho parlato anche nell'altro video, che comunque ha un'azione molto setificante, idratante e levigante. Anche con questa l'ho notata, però ovviamente essendoci degli estratti pensati proprio per un'azione anticellulite, non era solo lì, non era solo in superficie l'azione. Io ho notato dopo pochi giorni una particolarità che mi ha fatto raddrizzare un po' le orecchie. Sedendomi per cambiarmi, quando appoggiate la coscia, di solito si vedono i buchetti e io non li notavo. Questo mi ha davvero fatta felice, perché ho detto: cavoli, allora sta funzionando. Non è ovviamente sparita tutta la cellulite, non ho la gamba priva di cellulite, ma in quella determinata situazione, quindi appoggiandomi, non notavo più quello che notavo prima. E già, secondo me, è tanto. Continuando con i giorni di utilizzo, ho notato sempre la gamba comunque più diciamo levigata, l'azione drenante c'è, ma io non ho notato un aumento della diuresi ad esempio. Ma le gambe, io porto anche il plantare, quindi sto utilizzando anche questo, sono andata a fare il controllo, quindi l'ho leggermente gonfiato, però trovo che aiuti a mantenere le gambe meno gonfie, quello sì. Ho notato appunto questo aspetto di gambe migliorate. Per quanto riguardava la cellulite,
Per le prime 2 settimane niente di particolare. Dopo la seconda settimana ho iniziato a notare, al di là appunto di questo che vi ho appena detto, quindi la mancanza dei buchetti appoggiando la gamba, ho notato una differenza molto molto evidente nella mia parte destra sotto la culotte di cheval, dove io ho quegli accumuletti che fanno proprio ondina di grasso. Lì, nonostante ci siano ancora, non sono spariti, ma lì ho davvero notato una diminuzione notevole e quello mi ha fatto insomma aprire gli occhi, tant'è che ho iniziato a guardare la gamba meglio, con luci diverse, insomma ho tenuto sotto controllo la situazione e in questi ultimi giorni mi sono resa conto che davvero è così. La gamba è migliorata, non è sparita la cellulite come non neanche pensavo, perché comunque non esiste un prodotto che vada a togliere la cellulite, però è davvero migliorata. Per quanto riguarda il discorso prezzo, mi avete anche fatto notare sotto il video, diciamo, di presentazione, la crema costa 53 euro e le drops ne costano 60. Quindi è sicuramente un trattamento intensivo che supera i 100 euro, da fare secondo me un paio di volte all'anno, magari in un periodo pre-vacanze oppure quando si vuole iniziare o concludere una routine anticellulite di un certo tipo, e secondo me non sono assolutamente tanti, cioè è un trattamento caro se si pensa al prezzo in sé, ma se si pensa che un massaggio linfodrenante, un trattamento per le gambe gonfie o non lo so, per migliorare la circolazione, può costare dai 60 agli 80 euro più o meno, diciamo come prezzo medio, e avete magari un effetto che dura per 24 ore se vi va bene, o magari sentite solamente le gambe più leggere ma visivamente non avete nessun tipo di beneficio, secondo me non è assolutamente tanto. Lo può essere nell'ottica dello spendere i 100 euro o 110 euro, insomma quelli che sono, però se voi poi pensate al trattamento nel corso del mese, che può darvi anche dei benefici comunque successivi, mantenuto anche con altri prodotti, poi io non ho integrato nulla, integrando dell'altro secondo me questi prodotti sono ancora più efficaci, non è davvero tanto. È normale che bisogna avere i 100 euro da spendere, ma questo è un discorso che vale sempre, cioè è ovvio che se io non posso acquistarlo e mi accontento di una crema, diciamo, che aiuti a migliorare la cellulite che costa 6 euro, per carità, però se vi devo dire, se vista la mia esperienza i 100 euro mi sembrano tanti, sinceramente no. Perché è davvero un trattamento che secondo me un paio di volte all'anno o anche una volta all'anno ci sta tutto. Io devo dire che adesso vorrei mantenere questa situazione e vedere se può ancora migliorare con altri prodotti. Poi ne parleremo magari prima dell'estate, faremo un recap, vedremo un po' cosa ho usato e come è andata, anche per fare un confronto. Ma mi piacerebbe riprovare questo trattamento prima magari delle vacanze estive. Assolutamente sì, perché secondo me rispetto ad altri fa la differenza, costa se la vogliamo mettere in quest'ottica, ma ha anche la sua efficacia. Quindi con tutte le specifiche del caso, con tutto quello che ho detto finora, io sono davvero contentissima di quello che è stato il mio trattamento di questo mese. Non è sparita la cellulite, le gambe sono migliorate, se non siete costanti non avvicinatevi nemmeno, se invece siete costanti o potete pensare di esserlo nell'ottica di un trattamento che può darvi dei buoni risultati, allora pensateci seriamente, perché può essere davvero una buona soluzione. Io spero di avervi detto tutto. Se avete qualsiasi tipo di domanda, lasciatemela nei commenti in modo che possiamo parlarne. Vi lascio il video qui in cui vi ho presentato i prodotti, in cui sono stata magari anche un po' più specifica nel raccontarvi le componenti. Qui non ho voluto dilungarmi perché volevo proprio parlarvi delle mie opinioni e di quello che ho visto e ho notato in queste settimane. Io spero che questo video vi sia stato utile, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, vi mando un bacio grande, ringrazio Maria Paola per questo test intensivo, impegnativo ma davvero soddisfacente, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!